Lavoro, giovani e disoccupazione. Mancano le opportunità, ma mancano anche e soprattutto le linee guida in tema di sviluppo economico e di politica industriale. E così anche l'orientamento formativo dei giovani soffre di questa incertezza e crisi di identità nel futuro del nostro paese. Ne abbiamo parlato con Giuliano Cazzola, deputato PDL e vicepresidente della Commissione Lavoro della Camera, che ha recentemente pubblicato il libro Figli miei, precari immaginari, e con Guido Viale, economista e autore del libro La conversione ecologica. Il 75% dei laureati appartengono a famiglie dove il laureato stesso, la laureata stessa è la prima. C'è una valorizzazione di questa esperienza che porta probabilmente le famiglie a proteggere i giovani in attesa che possono avere accesso a quelle che sono le loro aspirazioni. E purtroppo spesso diciamo il meglio è nemico del bene. Dire che questi giovani non studiano, non cercano lavoro, perché sono pigri o non sufficientemente intraprendenti, è una bestemmia. Questi giovani non cercano lavoro perché sanno già in anticipo che non lo trovano e soprattutto che ormai anche studiare non è più un mezzo né di promozione sociale ma neanche di accesso al mondo del lavoro, perché è pieno di laureati e di diplomati che sono disoccupati o comunque in una condizione di continua precarietà. Ha detto che i giovani sono tutti schizzinosi, ha consigliato ai giovani di accostarsi al mercato del lavoro il prima possibile, anche come esigenza formativa, come pratica di vita, come possibilità di impratichirsi. Io nel mio libro, che ho visto lei avrà forse anche la piacenza, la compiacenza di farmi delle domande su questo, faccio un caso. Di un caso che ho trovato su Twitter, di un giovane, si chiama Davide, che in Italia aveva fatto l'università Bocconi, aveva trovato un impiego stabile in banca e poi insomma questa cosa non gli piaceva, ha preso su i suoi stracci, è andato in Australia e in Australia fa il cameriere, guadagna bene, guadagna molto meglio di un cameriere in Italia e dice io comincio a fare questa cosa qui, poi si vedrà. Ecco, se questo bocconiano fosse in Italia, fosse andato a fare il cameriere, avremmo grandi titoli dei giornali, tutti sparati a dire ecco un bocconiano che fa il cameriere, lo è andato a fare in Australia, nessuno dice nulla. Penso che la professoressa Fornero, come tutti i suoi colleghi di governo, viva in un mondo che non ha assolutamente niente a che fare con la realtà. Vorrei sapere se sono chiusi gli giovani che accettano di andare a lavorare in un call center con stipendi che sfiorano a volte i 600 euro al mese, 600-700, senza nessuna garanzia di continuità e senza nessuna progressione di carriera. Lì, dice la professoressa Fornero, uno si può cominciare a guardare intorno e vedere e scoprire delle nuove opportunità. Non dubito che le persone che sono al lavoro in un call center si guardino intorno per vedere se ci sono altre opportunità, ma il fatto che aspirino a poter ritornare a quel posto e molto spesso non ci riescono fa vedere che le opportunità non ci sono. Un sistema formativo che si consuma, si conclude spesso senza avere rapporti con il lavoro. Nel senso che c'è una separazione netta tra ciclo formativo, tra scuola, in generale insomma, processi formativi e accesso al mercato del lavoro. Si pensa di superare questa barriera oggi con il potenziamento del contratto d'apprendistato che dovrebbe tenere insieme formazione e lavoro. E vediamo se questa opzione, questa scommessa fatta dal precedente governo e da questo avrà successo. Oggi gli apprendisti
credo che siano meno del 4% della forza lavoro. Sicuramente c'è un problema scolastico, cioè di funzionamento della scuola e di organizzazione della transizione. Indubbiamente cioè i sistemi più efficienti del nostro hanno per esempio un istituto come quello dell'apprendistato e anche come quello degli stage, che non sono degli strumenti per sfruttare e pagare meno i lavoratori giovani, ma sono dei veri e propri strumenti di avviamento al lavoro, tra l'altro con sistemi di alternanza fra scuola e lavoro per un periodo abbastanza lungo, che secondo me è sicuramente la soluzione migliore. Questa cosa la devono fare tutti. Io credo però che ci sia una sottovalutazione di un ruolo che potrebbe essere importante e che potrebbe anche aprire la porta alla cosiddetta flessibilità buona. Per esempio, noi non utilizziamo a sufficienza le agenzie dell'impiego, le agenzie del lavoro interinale, le agenzie di somministrazione. E la somministrazione potrebbe essere invece un elemento non solo di formazione del lavoratore e attraverso il lavoro e attraverso la formazione in senso stretto, ma chi fa un'agenzia del lavoro ha un contratto e quindi c'è anche una copertura contrattuale. Ci sono secondo me delle riforme universitarie, soprattutto la riforma tanto bistrattata, la riforma Gelmini, che per la prima volta non è fatta per i docenti, ma è fatta per gli studenti. Ciascuno nel suo ambito dovrebbe imparare a lavorare meglio. Le agenzie di collocamento, in particolare gli uffici del lavoro pubblici, sono un disastro totale. C'è l'idea che facendo funzionare meglio l'intermediazione nel mondo del lavoro, cioè gli uffici di collocamento pubblici o addirittura dando tutto, come molti propongono, in mano ai privati, si faciliterebbe l'incontro tra domande e offerte. Questa cosa qua non è vera. C'è il fatto che le opportunità di lavoro sono molto scarse perché non esiste politica industriale. Noi abbiamo massacrato molto in Italia le scuole di formazione professionale, questo è stato uno sbaglio, e c'è un problema anche di rendere appetibile anche quello che una volta era il lavoro manuale. Noi per fortuna siamo la seconda potenza manifatturiera d'Europa e credo la quinta del mondo. Teniamoci a stretto questo risultato e cerchiamo di consolidarlo con processi formativi che lavorano a tenere questa potenzialità che ha ancora il nostro paese all'altezza della competitività dell'economia globale. Qua lei mi invita a nozze a parlare di conversione ecologica, la conversione dell'agricoltura e dell'alimentazione, la conversione dell'edilizia a un'edilizia più sostenibile, soprattutto la salvaguardia del territorio dal dissesto idrogeologico, la grande occasione che tutto questo offrirebbe per creare lavoro a tutti i livelli di qualificazione. Il problema è che anche in questo caso non bisognerebbe cristallizzarsi sulla differenza fra discipline tecniche e discipline umanistiche, perché per fare una politica industriale vera, radicata nel territorio, ci vuole anche una conoscenza della società, della storia, della cultura, senza la quale non si riescono a individuare le nuove opportunità di lavoro.